bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Avete idea di quale sia il lavoro di Noemi Bocchi? Non è solo la compagna di Francesco Totti, ma svolge anche una professione molto di moda. Il nome di Noemi Bocchi è finito su tutte le pagine dei giornali quando Da Gospia l'ha indicata come la nuova fiamma di Francesco Totti ancor prima dell'ufficialità della separazione da Ilary Blasi. La donna, poi, è comparsa gradualmente sempre più vicina all'ex capitano della Roma, fino ad essere presentata a tutti come la nuova fidanzata. Dipinta dall'ex marito Mario Cauci come una rivista, Noemi Bocchi non può essere considerata tale poiché ha una professione di tutto rispetto e degli studi importanti alle spalle. Noemi Bocchi, che lavoro fa? Spesso vista al fianco di Francesco Totti nei eventi mondani e nella vita quotidiana, Noemi Bocchi viene spesso interrogata dai fan sul suo lavoro. Se molti credono che sia disoccupata o, come dicono i malpensanti, una mantenuta, non è così. La Bocchi ha alle spalle un percorso di studi di tutto rispetto, ha conseguito prima il diploma presso l'Istituto Giovanni Falcone di Roma e poi si è iscritta all'università frequentando il corso di economia aziendale e bancaria della LUMSA raggiungendo la laurea con un'ottima votazione. La vita, però, l'ha portata a lavorare in un settore completamente diverso da quello per cui ha studiato. Noemi Bocchi, infatti, si è affermata come un'apprezzata flower designer, si occupa, dunque, di eventi di vario genere, matrimoni in primis, interessandosi dello studio della location, e progettando e realizzando l'allestimento dell'intera scenografia che farà da sfondo alla celebrazione. La nuova compagna di Totti, dunque, è totalmente estranea al mondo dello spettacolo, ma fa un lavoro grazie al quale potrebbe entrare in contatto con personaggi noti che si rivolgono a lei per gli eventi. A mettere in discussione gli studi fatti da Noemi Bocchi e il suo reale amore per Francesco Totti è stato Mario Cauci, l'uomo con cui la flower designer è stata sposata per 11 anni e dal quale ha avuto due figli. In alcune interviste, infatti, Cauci ha attaccato la ex moglie definendola come una donna a rivista, pronta a tutto pur di fare la scalata sociale. È una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole per la sua vita, dove vuole essere e dove vuole arrivare. Dove ora lo dimostra ampiamente, aveva sentenziato nel corso di una intervista a Nonel Arena sostenendo anche che Francesco Totti abbia commesso un grave errore scegliendola come compagna. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.